Bella ragazzi, benvenuti su Profesi, io sono Andrea e finalmente sono tornato qui per voi a fare video. Quanto mi siete mancati ragazzi e spero di esservi mancato un pochino anch'io. Anzi, ne sono sicuro. A parte gli scherzi, come vedete alle mie spalle ci sono stati un po' di cambiamenti. La postazione è stata completamente rinnovata, ma non è ancora finita. È ancora work in progress, manca davvero poco, ma voglio aggiungere dei LED, insomma un po' di illuminazione RGB, un po' di chicche, ma soprattutto dei pannelli fonoassorbenti, quindi perdonatemi se ci sarà un po' di eco, ma la qualità audio sarà perfetta, a brevissimo ve lo prometto. Comunque, questo non è l'argomento di oggi, perché ci sarà un video completamente dedicato alla postazione, mentre oggi andiamo a rispondere a una domanda che ci siamo fatti e Kernan quando abbiamo visto Intel annunciare la lineup di Coffee Lake con due core in più su tutti quanti i processori. In particolare la cosa che ci ha colpito è che gli i3 passano da 2 a 4 core e quindi ci siamo chiesti: ma allora l'i3 è il nuovo i5 per giocare? Perché se ci pensate, fino a poco tempo fa, soprattutto fino a prima che uscissero i Ryzen, dei processori fantastici che ha tirato fuori AMD, l'i5 era un po' il processore d'oro, no? Lo prendevi, lo schiaffavi lì con i suoi 4 core, ti faceva giocare a tutto, faceva il suo sporco lavoro e stavi tranquillo. Ebbene, adesso si può spendere 50, 60, 70 euro di meno per un i3 ed avere le stesse performance? Questo era proprio quello che volevamo scoprire, quindi grazie a Roma Computer Center che ci ha gentilmente prestato un i3 8100 e un i5 7400, abbiamo fatto un sacco di test su ben 9 giochi, vi ricordo like perché Kernan ha fatto le nottate per portarveli, e ragazzi i risultati sono molto interessanti, ma prima di vederli vi faccio un attimo un roundup di quali sono tutti gli altri componenti che abbiamo montato sulla nostra bellissima test bench. Signore e signori, una GTX 1070 Aorus per quanto riguarda la scheda video, accompagnata da 16 GB di RAM a 3000 MHz, ovviamente le Corsair Vengeance. Poi ovviamente due schede madri, una Z370 Ultra Gaming, sempre Aorus per quanto riguarda l'i3 8100, la state vedendo in questo momento e la rivedrete prestissimo sul canale perché sarà un po' una protagonista della prima configurazione Z370 e Coffee Lake che vi porteremo veramente a breve. Ovviamente poi per gli i5-7400 una scheda madre Z270, sempre Aorus, una Gaming 5. Bene, ora che vi ho annoiato con questi dati, con questi componenti, passiamo al succo del discorso, passiamo ai risultati. E ragazzi, io ve lo dirò, mi aspettavo che le performance sarebbero state molto simili, quasi identiche, ma quello che non mi aspettavo è che addirittura l'i3 Coffee Lake di fascia entry level, quindi il più economico degli i3, battesse in quasi tutti i giochi l'i5-7400, il più economico degli i5 Coffee Lake. Ed effettivamente, ragazzi, è proprio così. Questo incremento prestazionale è sicuramente dovuto alla frequenza maggiore dell'i3 8100, che vi ricordo ha una frequenza di 3.6 GHz, ma su tutti e 4 i core, senza Turbo Boost. Mentre l'i5 7400 parte da 3 GHz e arriva fino a 3.5, ma con il Turbo Boost 2.0, quindi a 3.5 solo sul singolo core. Ed effettivamente da questi numeri mi sarei potuto immaginare un incremento prestazionale, però pensavo che Intel avrebbe introdotto qualche limitazione, qualche cosa che differenziasse gli i5 passati dai nuovi i3. In realtà a quanto pare non è proprio così, sembra lo stesso identico processore, ovviamente con una frequenza maggiore grazie a un miglioramento per quanto riguarda l'efficienza e le temperature, però effettivamente proprio lo stesso processore. Lo vedete in CSGO, lo vedete in Rainbow Six, lo vedete in Battlefield 2, ma lo vedete un po' in tutti quanti i giochi che vi lascerò scorrere qui sotto ragazzi, e poi ci saranno anche alla fine, quindi tranquilli, avrete tutto il tempo di godervi questi benchmark. Però effettivamente questo i3 sembra una vera e propria bomba, quando non è alla pari dell'i5 è superiore ragazzi, 50-60 euro in meno, perché pensate che l'i5 7400 ora costa 165 euro mentre sto registrando questo video su Amazon, e l'i3 8100 ne costa 120, e i prezzi si devono ancora stabilizzare. Quando poi usciranno le schede madri B360
360 e H270, su cui potremo ovviamente montare gli i3, e quello avrà un senso, montarlo su una Z370 non ce l'ha assolutamente, però purtroppo adesso come adesso sono le uniche schede che sono state rilasciate per Coffee Lake. Insomma, quando usciranno queste nuove schede se ne vedranno veramente delle belle, delle configurazioni con un processore che fino all'anno scorso ne costava 200-220 di euro e adesso costerà 120-110-100 euro. Ecco ragazzi, potremmo reinvestire quel budget, quel risparmio di 50-60 euro per magari una scheda video migliore o comunque altri componenti migliori, e questa è proprio una bella svolta ed è forse anche un po' merito di AMD. Sì, dobbiamo dirlo, perché con i suoi Ryzen con tantissimi core a prezzi veramente competitivi ha dato un po' una shakerata alla situazione. Non che Intel non ci stesse già pensando di aumentare il numero di core, ma magari si è un po' sbrigata più di quanto avesse messo in programma. Vi ricordo che Coffee Lake, come dice anche il nome, doveva essere una generazione di riposo, di relax, no? E invece non è stato proprio così. A proposito di Ryzen, ragazzi, vi piacerebbe un bel confrontone anche con i Ryzen 3 su questa fascia di prezzo per determinare qual è il nuovo migliore processore economico? Fatecelo sapere nei commenti, perché ve lo porteremo volentieri. E quindi lasciate un bel like se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un like per il mio ritorno e per Kernan, che ripeto si è veramente sbattuto tantissimo, porello, è sciupato il mio buon Kernan, e soprattutto iscrivetevi al canale se non l'aveste ancora fatto. Ragazzi, vi ricordo che abbiamo anche un profilo Facebook e una pagina Instagram dove potete seguirci, dove potete scoprire su cosa stiamo andando a lavorare e cosa vi porteremo in futuro, quindi mi raccomando, andate a seguirci anche lì. Bene, per oggi è tutto, vi lascio con questo primo accenno della nuova postazione, spero vi piaccia, scrivetemi anche questo nei commenti, e a breve sarà completa e la vedrete più nel dettaglio. Da Andrea è tutto, ci vediamo al prossimo video, bella!